Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo questa festa del martire San Basilide, che appartiene alla grande schiera dei martiri cristiani dei primi secoli, che ha come responsabilità, tra virgolette, quella di essere protettore del corpo della polizia penitenziaria. E allora vogliamo fare festa per questo patrono con tutti gli amici della polizia penitenziaria, che celebrano tra l'altro 200 anni della loro fondazione quest'anno, e far festa con tutti coloro che in qualche maniera operano all'interno delle strutture di pena e di recupero dei nostri fratelli e sorelle che hanno commesso dei reati. E questa sera questa celebrazione è già di per sé solenne per conto suo, ma viene arricchita da un altro piccolo elemento, perché un nostro fratello ha deciso di fare la cresima, anche se ha solamente 96 anni, ecco. Quindi c'è sempre tempo per tutti, e il Signore è sempre pronto ad accoglierci e a fare festa con noi. E allora, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e chiediamo perdono al Signore. Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete in Cristo Gesù, nostro Signore. Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, preghiamo Dio per questo suo Figlio, egli che nel suo amore lo ha rigenerato alla vita eterna mediante il battesimo, e lo ha chiamato a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo, che lo confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale lo renda pienamente conforme a Cristo, suo unico Figlio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questo tuo Figlio dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendolo, liberandolo dal peccato, infondi in lui il tuo santo spirito paraclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempilo dello spirito del tuo santo timore. Per Cristo nostro Signore. Rodolfo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Auguri, Rodolfo. San Basilide martire e patrono del corpo di polizia penitenziaria. Ascolta, o Signore, la nostra preghiera. Dacci luce e forza
perché possiamo riuscire a svolgere bene il nostro difficile compito di tutelare la società nell'aiutare chi ha sbagliato per debolezza a ritrovare il senso morale della vita. La tua parola illumini la nostra vita, il tuo amore sostenga la nostra fatica. Benedici, o Signore, la nostra cara patria, tutti i nostri reparti, le nostre famiglie e i fratelli che ci sono affidati. Dona la tua pace a tutti coloro che sono caduti nell'adempimento del proprio dovere. O Vergine Maria, Madre di Dio, ispiraci sentimenti di misericordia verso coloro che soffrono la detenzione, in modo che siano con noi conciliati e il sentimento fraterno e la necessità del dovere. Prega per noi, o San Basilide, nostro patrono, così che la tua testimonianza di fede, passata attraverso il martirio, sia per noi tutti di fulgido esempio, di immancabile sostegno e di vero conforto. Amen. Benvenuti a tutti gli illustri ospiti di questa sera, alle autorità civili, militari e religiose che hanno voluto partecipare alla cerimonia del bicentenario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, che mi onoro di rappresentare nel mio ruolo di direttore dell'istituto penitenziario di questa città. Il Corpo di Polizia Penitenziaria è uno dei corpi ad ordinamento civile dello Stato, al quale, a mio modesto parere, non è data la giusta visibilità né sono attribuiti i giusti meriti, forse perché gli appartenenti al corpo prestano servizio per lo più all'interno degli istituti di pena, cioè a contatto con gli ultimi, con quelli che hanno violato il patto con la società e che per questo devono pagarne le conseguenze. E allora, proprio in forza di questa considerazione, in occasione dell'odierna ricorrenza di San Basilide, il patrono del Corpo di Polizia Penitenziaria, sono stata molto felice di aver colto l'occasione che ci ha offerto la dottoressa Rosa Pennacchia, commissario straordinario della Casa di Riposo Concetta Masselli, di celebrare appunto il bicentenario in questo luogo. In questo luogo che, come il carcere, è un luogo di sofferenza, però al tempo stesso, e come abbiamo modo di vedere anche per i presenti, un luogo di grande umanità. Sia il carcere che la casa di riposo sono luoghi che, contrariamente a quanto uno possa facilmente pensare, devono essere un luogo di speranza. Un luogo dove, proprio grazie alla sensibilità di chi lavora all'interno e al loro impegno, un luogo dove appunto la sofferenza deve lasciare il posto alla speranza e alla fede. Di questo ne sono fermamente convinta, e questo pensiero poi è rappresentato dalla stessa storia di San Basilide. E Basilide era un militare romano nel 200 circa avanti Cristo, che si trovava a lavorare nelle carceri di Alessandria d'Egitto, e nel suo lavoro, ai tempi della persecuzione dei cristiani da parte dell'imperatore Settimio Severo, aveva avuto il compito di accompagnare al patibolo una delle tante cristiane che per questo erano state perseguitate, una ragazza che si chiamava Potamienia. Questa ragazza non aveva rinnegato la fede cristiana come gli era stato imposto dai romani. Basilide ha dovuto eseguire l'ordine di portarla al patibolo, e lo ha fatto da buon militare, però durante il tragitto
e difese questa povera ragazza che veniva oltraggiata dalla folla, che la insultava e gli sputava contro. Questo gesto commosse molto la ragazza, che allora promise a Basilide che, una volta giunta al cospetto di Dio, avrebbe pregato per la salvezza della sua anima. Quando poco tempo dopo Basilide fu chiamato per poter giurare di fronte agli idoli civili e pagani, lui rifiutò e si dichiarò cristiano. Per questo motivo fu rinchiuso in prigione, e dove dapprima ricevette il battesimo e poi nel 202 avanti Cristo fu decapitato. Beh, mi sembra di trovare delle affinità molto forti con questa storia e con quello che è il compito quotidiano del corpo di polizia penitenziaria. Come dice il motto del corpo, despondere spem munus nostrum, cioè il compito della polizia penitenziaria sostanzialmente è quello di garantire ai detenuti la speranza. La speranza di poter rientrare a far parte della società civile dopo aver pagato il debito con la giustizia, e non più come un ex detenuto o come un peso morto per la società, ma grazie anche al percorso fatto in carcere, a ritornare in società come un valore aggiunto. Ringrazio stasera tutti gli appartenenti al corpo, gli ex appartenenti e anche quelli che del corpo facevano parte e ora non sono più di questa vita, ma che nella mia cristianità io so che ci ascoltano. Li ringrazio per il loro quotidiano impegno profuso nel compito di garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche la sicurezza dei detenuti stessi, rispettandone la dignità di uomini e alimentando ogni giorno in loro la speranza. Grazie. Innanzitutto desidero esprimere un sentito e cordiale saluto a tutte le autorità civili, religiose e militari, alle gentili signore e signori intervenuti. Un ringraziamento particolare lo voglio dedicare a Sua Eccellenza il Vescovo, che con la sua presenza ha dato lustro a questa celebrazione, nonché al nostro cappellano Don Andrea Pupilla. Poi un ringraziamento particolare al commissario straordinario, dottoressa Pennacchia, ed a tutto il personale della Casa di Riposo che ha consentito la celebrazione in questa bella struttura. E consentite un affettuoso saluto particolare a tutti gli ospiti di questa struttura, a cui voglio dedicare un applauso. Il ringraziamento non può mancare al signor Sindaco e a tutta l'amministrazione comunale e alla cittadinanza per la calorosa accoglienza riservata alla Polizia Penitenziaria in questa occasione della celebrazione di San Basilide, patrono del Corpo di Polizia Penitenziaria, dimostrando per l'ennesima volta apprezzamento e gratitudine per il servizio che svolgiamo. Un ringraziamento a tutto il personale in quiescenza, qui rappresentato dall'associazione dall'AMPE, e le associazioni dei pensionati della Guardia di Finanza e quelle di volontariato. In ultimo voglio fare un ringraziamento al maestro Antonello Ciccone e all'orchestra dei fiati di San Severo, del comune di San Severo, perché dopo questa celebrazione loro si esibiranno in concerto in occasione, perché quest'anno ricorre il 200° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. Ovviamente desidero ringraziare tutti i rappresentanti delle forze di polizia per la leale collaborazione sempre dimostrata e nella risoluzione dei problemi che ogni giorno ci troviamo ad affrontare in un territorio così complesso e difficile come quello di San Severo. Eccellenza, mi rivolgo a lei, qualche giorno fa è stato in carcere in occasione delle cresime di detenuti ed anche di un battesimo. Lei ha potuto vedere il clima, il nostro lavoro è difficile, ed io mi ricollego alle sue parole: giustizia e amore. Probabilmente credo e spero
che ha potuto constatare di persona la sensibilità umana che tutti noi, iniziando da me, ma tutti i collaboratori, mettiamo nel nostro difficile impegno e lavoro che svolgiamo. Perché guardate, gestire le persone private della libertà personale è sempre un grande sacrificio ed una grande sofferenza. E giustamente, come affermava Sua Eccellenza, non c'è giustizia senza amore, ma non c'è amore anche senza giustizia. Questo è uno dei concetti, perché se vogliamo avere per il futuro un territorio migliore per tutti quanti. E alla fine dico, questi uomini e queste donne sono dei poliziotti penitenziari che ogni giorno compiono piccole azioni valorose, perché la loro abitudine a concretizzarla in modo silenzioso, con umanità e generosità, anche a rischio della loro incolumità. Umanità, solidarietà e sicurezza sono per noi, Eccellenza, i concetti nei quali è racchiuso il senso del nostro lavoro e del nostro impegno. Pertanto, ecco, un pensiero anche oggi va rivolto alla gestione del carcere, che come dicevo poco fa è una gestione di uomini e donne privati della libertà personale. Essi, qualsiasi reato hanno commesso, devono trovare una condizione che tenga nella stessa considerazione le esigenze di sicurezza e quelle del recupero sociale. Infine, intendo rivolgere con grande affetto un particolare saluto a tutti gli operatori della casa circondariale di San Severo, di ogni ordine e grado, al personale in quiescenza e dei familiari del personale della Polizia Penitenziaria che sono qui presenti e che quotidianamente condividono le ansie e le preoccupazioni. Viva la Polizia Penitenziaria, viva l'Italia, grazie. Buonasera a tutti, io tengo questa sera a portare il saluto, l'abbraccio affettuoso della comunità sanseverese che rappresento, innanzitutto alla Polizia Penitenziaria. Nella ricorrenza del patrono San Basilide ogni anno noi facciamo un attimo il punto, no? Ci incontriamo per celebrare questo santo patrono e per portare il ringraziamento e la riconoscenza della città di San Severo alla funzione che loro svolgono. Tra l'altro devo dire particolarmente felice è stata la scelta di tenere questa celebrazione alla presenza del nostro Vescovo, di Sua Eccellenza Monsignor Vescovo, in un luogo di sofferenza come appunto questa casa di riposo. E quindi anche il ringraziamento per la sensibilità mostrata in questa occasione va anche all'amica Nada Pennacchia per aver accolto l'invito che la Polizia Penitenziaria a lei rivolto di tenere la celebrazione in ricorrenza del Santo Patrono in questo luogo. Poc'anzi il commissario Serrano ricordava della funzione, del lavoro che i poliziotti penitenziari svolgono nella nostra casa circondariale. E voglio dire che in più di un'occasione, non da ultimo qualche settimana fa, visitando la casa circondariale, ho avuto l'opportunità e la possibilità di verificare la umanità con cui questi agenti di polizia penitenziaria svolgono il loro lavoro rispetto a dei ragazzi, perché io visitando la casa circondariale ho incontrato e incrociato i loro sguardi e alcuni di loro sono ragazzi anche molto giovani, ragazzi che stanno pagando il loro debito con la società, e io mi auguro che la nostra comunità sia pronta nel momento in cui avranno totalmente saldato il debito con la società, la nostra comunità cittadina sia pronta ad accoglierli e ad integrarli, non a giudicarli, men che meno, ancor peggio, ad emarginarli. Sono dei ragazzi che hanno sbagliato, dei ragazzi che in questo momento stanno svolgendo, così come la Costituzione impone, un percorso rieducativo, perché la pena
voglio ricordarlo a me stesso per primo, ma a tutti quanti noi, non ha soltanto una funzione afflittiva, ma per Costituzione anche una funzione rieducativa. E quindi sia la direttrice della Casa Circondariale, che saluto e ringrazio, sia gli agenti di Polizia Penitenziaria stanno con grande senso di umanità e di servizio a questi ragazzi, accompagnando loro in un percorso di rieducazione che li possa portare ad avere come obiettivo della loro vita quella di essere utili a se stessi, innanzitutto, alle proprie famiglie e alle proprie comunità. Io li ho incontrati il 21 giugno, che è il giorno in cui entra l'estate, e l'augurio che ho rivolto a loro, e ho visto che molti di loro hanno riflettuto su queste mie parole, l'invito e l'augurio che ho rivolto a loro, che il 21 giugno del 2018, quando io riandrò nuovamente nella casa circondariale, molti di loro, spero di non trovarli lì, ma dei racconti e dalla narrazione del commissario, della direttrice, gli auguro di sapere che sono al mare con i loro figli, perché l'obiettivo della loro vita deve essere quello di riscoprire il valore di un sorriso di un bambino che in questo momento ha il papà recluso, privato della libertà personale, e non ha le opportunità di avere la presenza paterna in un momento di gaudio, di gioia per un bambino, quello di andare al mare. Tutti noi siamo stati bambini, siamo stati ragazzini, e tutti quanti ricordiamo la grande gioia quando i nostri genitori ci prendevano e ci portavano al mare, ed è un momento bellissimo che credo che quei ragazzi, quei bambini hanno, come tutti i loro coetanei, il diritto di conoscere e di assaporare. Allora ho detto loro: completate questo percorso, saldate il vostro debito, il 21 giugno del 2018 non dovete stare qui in questo luogo di sofferenza, ma con i vostri bambini al mare, proprio perché il vostro obiettivo deve essere quello di far sorridere i vostri bambini e i vostri figli. E devo dire che ho notato in loro un ascolto e una riflessione, nei loro sguardi leggevo questo rispetto a questo invito e a questo augurio. Ma in questo momento credo che è di festa e di gioia per la ricorrenza del patrono della Polizia Penitenziaria oggi fare un ringraziamento, che io vorrei che voi accompagnaste con un applauso, agli agenti di Polizia Penitenziaria per la loro funzione, per il modo con cui interpretano il loro lavoro con spirito di servizio, di vicinanza a quelli che, volenti nolenti, in questo momento sono soggetti deboli, perché un uomo senza la libertà è privato del bene più prezioso che un uomo può avere. Quindi è in un momento di debolezza e di sofferenza che credo in nessun altro momento un uomo può conoscere. Se non c'è la libertà, c'è la negazione o gran parte della negazione dell'essere uomo, e quindi essere libero. Quindi in questo momento loro vivono un momento di grande debolezza, di grande frustrazione, di grande sofferenza. L'augurio che lo possano saldare il debito e tornare presto a essere uomini liberi, liberi di muoversi, liberi di lavorare, liberi di servire la propria famiglia e la propria comunità. E alla Polizia Penitenziaria credo che noi dobbiamo più di un grazie, più di un riconoscimento, di una riconoscenza per il lavoro nel modo con cui lo svolgono. E per questo motivo, che anche se con ritardo, e mi scuso del ritardo con cui sono intervenuto a questa cerimonia, io ci tenevo ad indossare la fascia tricolore che rappresenta la comunità cittadina, rappresenta 55.000 persone che all'unisono, insieme, dicono grazie a voi tutti, al vostro comandante, alla direzione della casa circondariale, per quello che fate per questi ragazzi, per questi nostri concittadini, perché loro sono uno di noi, sono sanseveresi e quindi fanno parte della nostra comunità, e io sono orgoglioso di essere il sindaco anche di quei ragazzi, ragazzi sofferenti con un percorso di vita difficile, e nessuno, dico nessuno di noi, deve avocare a sé il diritto di giudicarli, ma nel momento in cui saranno presto uomini liberi, accoglierli e integrarli nel nostro tessuto sociale. Grazie, viva la
Polizia Penitenziaria, viva la città di San Severo. Ripeto, innanzitutto buonasera a tutti, alla cittadinanza, agli organi istituzionali, alla Sua Eccellenza. Io non ho null'altro da aggiungere, perché ritengo quello che ha detto la dottoressa Andrianello rispetto anche al messaggio non solo istituzionale, ma soprattutto quello simbolico del martire, credo che racchiuda tutto, non è necessario allungarsi. Ringrazio soprattutto i collaboratori della Casa di Riposo, che mi onoro di in questo momento storico di rappresentare. Ringrazio anche tutte le associazioni, non ne dico nemmeno una così non si offende nessuno, però lo sanno a chi ringrazio, e ringrazio soprattutto la dottoressa Andrianello, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, lo dico non per piaceria o per sviolinare, siamo molto in linea su diverse cose, soprattutto sulla comunità, stasera abbiamo fatto comunità. Infine, non per ultimo, per rappresentare l'importanza, voglio fare gli auguri al nostro zio carissimo, zio Rodolfo. Ok? Grazie, buona sera. Il nostro pensiero corre soprattutto ai festeggiati, quindi saluto la dottoressa Andrianello, il comandante Serrano, tutti gli agenti di polizia penitenziaria presenti e il cappellano Don Andrea Pupilla. Abbiamo anzi, consentitemi, voglio salutare uno dei due, come dico io spesso, direttori storici della nostra casa circondariale, il dottor De Florio, che grazie, ci sta l'applauso per tutto quello che ha fatto per la nostra città. Io ho qualche annetto, quindi ricordo tutto quello che ha fatto per la nostra città e posso permettermi di dire questo e probabilmente molto altro. Non è il momento, comunque grazie per la sua preziosa presenza anche in questa circostanza. Un grazie ai pensionati della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza, per l'amministrazione comunale ho salutato prima il sindaco, ora il vicecomandante della Polizia Locale, tenente Lorenzo La Pietra, il capo di gabinetto del sindaco, la dottoressa Cristina De Santis. Ma la cosa più bella è quella di quando c'è in una istituzione il commissario, perché non devi salutare nessuno. Saluto Nada Pennacchia e ho salutato tutta la Casa di Riposo, anche se voglio citare Lisa Bentivoglio, che è un po', diciamo, una figura storica di questa casa. Detto questo, passiamo subito al nostro concerto. Per dare inizio al concerto chiamo il maestro Antonello Ciccone, per cui partiamo decisamente con una fantasia dalla Vedova Allegra. Prego, maestro Ciccone. Thank you.
Thank you.
l'orchestra di fiati Città di San Severo.